Tech and the City esplora il meglio del salone del mobile, del fuorisalone, ma soprattutto le novità che colpiscono gli occhi, e questa di Asus lo è. 21 noni, un formato che si vede subito a qualcosa di speciale, ma a che cosa è destinato? Allora, sicuramente la vocazione della linea MX Designio è sicuramente una vocazione multimediale, perché raccoglie il meglio della tecnologia sotto il profilo della componente audio e video. Il video sicuramente colpisce appunto proprio per questo formato inedito, un formato panoramico cinematografico che ha come obiettivo quello di avvolgere, di offrire un'esperienza immersiva per l'utente, per lo spettatore. Ma questa esperienza visiva sicuramente si accompagna con una caratteristica, una qualità dell'audio che è assolutamente all'altezza e da pari. In questo caso parliamo di una partnership importante, Bang & Olufsen, che firma l'audio, il comparto audio di questo nuovo prodotto, e con l'obiettivo di offrire il meglio delle tecnologie per un intrattenimento che sia veramente di qualità e di valore. Parliamo di una risoluzione estremamente elevata, 2540x1080 pixel, perciò ben al di là dello standard Full HD, che significa un'area di visualizzazione anche decisamente ampia, non soltanto per i contenuti multimediali ma anche per il normale utilizzo anche in ambito business di questo tipo di oggetto, perché consente di visualizzare contemporaneamente più oggetti simultaneamente o di evitare l'utilizzo di più monitor attraverso un'unica soluzione. Un pannello comunque da un eccezionale livello di contrasto di 80 milioni a 1, il che regala delle immagini appunto così nitide, dai colori così brillanti ed intensi. Ha un set di porte che vanno ovviamente dalla classica HDMI alla DisplayPort, anzi in questo caso appunto per usufruire a pieno di una risoluzione così elevata noi in questo caso stiamo utilizzando esattamente la DisplayPort. Quando arriva in Italia, quanto costerà? Allora, arriverà in Italia a breve, diciamo nella fine Q2. Per il momento le informazioni sul costo non sono ancora state rilasciate ufficialmente. C'è da dire che possiamo prendere come livello di paragone il fratellino più piccolo, il 27 pollici, che è già distribuito in Italia a 359 euro.